The Imperial Bath Building of Sagelassos is a very important monument. It was built in the early 2nd century AD and actually opened to the public in 161 AD, as we know from inscriptions. It is the largest monument that we know at Sagelassos that we have excavated so far. In total, it's about 5,000 square meters. In antiquity, it used to be the social heart of the town, where everybody met one another, but also where visitors that came from outside of Sagelassos that participated in the imperial festivals would have enjoyed their bath, possibly for the first time in their lives. And that is also why we wish to open the Roman Bath Building back open to the public. At the moment, the public cannot really visit the monument, although it is 5,000 square meters big. And so that's why we are gradually conceiving of a plan to bring visitors back in. But before we can do that, we need to consolidate the building, because we have been studying it in very much detail, and we noticed that we have big problems with water flow, both below, both in, and both over the building, that we need to tackle. And for that, obviously, archaeologists are poor people. We need to raise funds, and we need to raise awareness of how beautiful and how important this building at Sagelassos is. And that is why we do an international appeal to help us save the Roman baths of Sagelassos. I problemi del monumento sono davvero notevoli, ma spesso rischiano di non essere del tutto enucleati se non si utilizza anche se non si utilizzano le nuove tecnologie di cui l'IBAM dispone ampiamente. Ed è lungo quest'ottica, appunto, che questo team di giovani specialisti sta intervenendo direttamente sul campo con l'ausilio di laser scanner, con l'ausilio di termocamere, con l'ausilio di una analitica documentazione fotografica per individuare, soprattutto, quello che a noi interessa, quali sono i punti maggiormente critici e quali sono soprattutto le possibili soluzioni alternative che nel più breve tempo possibile dovranno essere messe in campo con grande forza, con grande entusiasmo da tutta la comunità che opera in questa città, perché questo importante complesso possa essere conservato a lungo nel tempo. To solve that, we need to find the roots of the water and find a good solution to drain them in a controlled way, in the best manner. But for that, first we need to see what's going on there. La prima analisi parziale dei dati mostra la presenza del canale, che risulta essere parzialmente otturato dati i valori alti di resistività, un basso resistivo indice di fenomeno di dissesto allo spigolo destro della struttura. Un po' di valori bassi di resistività li notiamo anche
verso l'alto l'ingresso della struttura. L'obiettivo è molto chiaro, è quello di costruire un piano della conoscenza completo di questo importante monumento, di individuarne i fattori di criticità perché si possa studiare nel più breve tempo possibile un sistema di salvaguardia, di conservazione, di preservazione appunto per il futuro. Red de Romeinse Baden. Roma hamamını koruyalım. Roma hamamını koruyalım. Salviamo le terme romane. Save the Roman baths.